Ciao a tutti, io sono Ferdi e ora voglio mostrarvi un obiettivo fotografico degli anni 90. Questo che vedete qui è il MIR 20 mm con una focale di apertura di 3,5. Questa lente era dedicata esclusivamente per l'uso sul 35 mm ed era un angolo, un grandangolo molto molto spinto. Come vedete, io ho usato qui un adattatore per la micro 4 terzi, appunto la MM1, per poterlo montare. Ecco qui, questo è l'adattatore che ho preso. Allora, questo obiettivo era costruito in Russia. I materiali fotografici russi, prevalentemente per identificare l'anno di costruzione, si prendevano i primi due numeri del numero di serie diciamo dell'oggetto. Vedete, questo obiettivo è stato fatto nel 1995. Questo obiettivo, siccome sulla parte frontale era impossibile, si potevano montare i filtri nella parte posteriore. Qui vedete montato il filtro UV. Ora qui faccio vedere il diaframma che, come vedete, non è molto preciso, ma questo era una prerogativa dei materiali russi che non avevano una precisione meccanica molto alta, però vi devo dire che, da quello che mi ricordo, andavano molto bene ed erano molto economici. Pensate che questo obiettivo allora, corredato di tre filtri e del suo succio, costava circa 100 euro. Questo obiettivo poteva essere usato sia in automatico che in manuale, cioè in tutta apertura o manuale. Per usarlo sulla nostra M1 dovremmo settare la posizione in manuale. Vedete qui ho posizionato il filtro posteriore. Prossimamente io voglio postare delle foto e dei video per vedere le prestazioni di questo obiettivo sul formato 4 terzi e vediamo i risultati che ha. Bene, ora vedete qui lo monto sulla mia M1 con l'adattatore 42x1. Accendiamo la cam e la visuale che si ha è all'incirca corrispondente al 40 mm sul formato 35 mm, appunto. Va bene, io vi ringrazio per aver visto questo mio video, vi chiedo di supportarmi, se vi è piaciuto lasciate un bel like e ci vediamo nel prossimo video. Un ciao ciao a tutti da Ferdi, ciao!